Anzitutto un carissimo saluto a tutta la comunità presente, alle autorità civili e militari e a tutto il popolo di Dio qui radunato. Saluto anche in particolare Cardinal Gualtiero, ci ha unito anche con lui una cara e semplice amicizia, tutti i confratelli vescovi presenti. Un pensiero anche al neovescovo Giovanni, che ha appena iniziato il suo cammino, caro Andrea, nella diocesi che tu hai lasciato e che appunto continuerà un po' il lavoro da te iniziato, portato avanti. E poi saluto e ringrazio te, caro vescovo Andrea, di questa amicizia, di questa accoglienza cordiale e anche familiare, che mi fa essere qui in questa tua nuova diocesi, insieme a te in qualche modo, a condividere il cammino della fede, l'esperienza di ritrovarci uniti ancora una volta intorno a lei, a Maria. Saluto tutti i confratelli sacerdoti presenti, quelli della diocesi e anche quelli che vengono da altri luoghi, da altre diocesi. Pensare alla devozione a Maria è impressionante perché ci fa vedere, ci fa capire che i titoli con cui lei è pregata, con cui in qualche modo è vicina a tutto il popolo di Dio in tutto il mondo, sono innumerevoli. Tante tradizioni che si incrociano, che si innestano una nell'altra. È anche una bella, simpatica, se volete, tradizione che lega la Madonna del Conforto alla Madonna di Provenzano, che è a Siena, di cui appunto l'effigie qui raffigurata in qualche modo riporta la conformazione. Epoche diverse, secoli diversi, contesti diversi, ma tutti legati a dei momenti miracolosi che persone semplici, le persone del popolo, avevano vissuto, da un'immagine, da un'effigie che viene profanata, quella della Madonna di Provenzano, contro la quale un soldato sparò un colpo di fucile, probabilmente in preda all'alcol, quindi rovinata, che poi da quel momento è diventata meta di pellegrinaggi e quindi anche meta di miracoli, di invocazioni, alla Madonna del Conforto qui ad Arezzo, anche lei carica di storia, soprattutto carica di tutte quelle richieste che nei secoli tante persone che ci hanno preceduto, tante persone che hanno vissuto in questo contesto qui ad Arezzo hanno rivolto a lei. E Maria è lì, è prontissima, mi verrebbe da dire, ad accogliere tutte le richieste che vengono dalle persone che si rivolgono a lei. In qualche modo potremmo dire, forse anche se non ci si rivolge a lei. Sì, ebbene sì, ce lo dice il brano di Vangelo che è appena stato proclamato, anzi cantato. Siamo nel brano così chiamato delle nozze di Cana, molto conosciuto, molto noto, è l'inizio del Vangelo di Giovanni, siamo nel capitolo 2, un brano che viene letto tante volte nella liturgia, che viene letto anche a volte nelle liturgie, nelle celebrazioni nuziali, nei matrimoni, tante volte scelto dagli sposi, dove inizia questo rapporto anche molto molto particolare, in alcuni momenti quasi all'apparenza anche un po' teso, se vogliamo dire così, tra Gesù adulto, il Gesù che è già uomo, che è già cresciuto, che esce da Nazareth, che inizia la sua vita pubblica, come la chiamiamo, e la madre, lei, Maria, sempre costantemente presente alle azioni del figlio, anche se non si vede. Ed è la bellezza di questo rapporto. La bellezza di un rapporto che sa essere discreto, sa essere silenzioso, la madre che nei confronti del figlio c'è sempre, come ogni madre, non c'è dubbio, ma sa mettersi anche da parte, sa stare al posto suo. In questo caso sembra quasi, come dire, un'eccezione quello che il Vangelo di Giovanni, le nozze di Cana, ci presentano rispetto a questo rapporto tra la madre e il figlio. Sì, perché il testo inizia proprio dicendo che c'era una festa, come tante, e come sappiamo Gesù amava
partecipare alle feste, a essere insieme alle persone, vicino alle persone, con i suoi discepoli. C'erano anche i suoi discepoli, ma in particolare c'era lei, c'era la madre di Gesù. E lei ha un occhio così lungo che si accorge di quello che manca, di quello che non c'è, di come sta andando la festa. È finito il vino, che cosa strana. È finito il vino, sì. È finito l'elemento che dà gioia, che dà ricchezza, che dà sapore alla festa intera. Certamente un brano che porta con sé tanti significati. Nel Vangelo di Giovanni, che è ricco, ricchissimo di simboli, anche con dei segni cosiddetti, sette segni che l'Evangelista Giovanni ci presenta, di cui questo delle nozze di Cana è il primo. Questa dimensione di capirlo, interpretarlo, cioè comprendere cosa vuole dirci, non è solo il racconto di una situazione, di una festa, vabbè, è finito il vino, pazienza, insomma, succede, non è morto nessuno. Non c'è solo questo, ma c'è tanto altro. Quasi possiamo dire c'è proprio l'esordio, l'introduzione, l'overture di tutto quello che sarà la narrazione del Vangelo di Giovanni e che poi si concluderà nel capitolo 20 con quasi una raccolta, no? Quando dirà l'Evangelista Giovanni al capitolo 20: molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Cioè questo libro raccoglie i segni della presenza, del passaggio, dell'esserci di Gesù in mezzo alle persone, in mezzo agli uomini, in mezzo a quel popolo. E allora, come dovremmo fare ogni volta che ci accostiamo a un brano di Vangelo o personalmente, magari meditando per conto nostro in momenti di raccoglimento, di preghiera, di ritiro, insomma, quando ci capiterà di vivere un'esperienza così, o anche ascoltandolo nella liturgia? Quello che conta, leggendo o ascoltando un brano di Vangelo, è sentirci coinvolti da quella pagina di Vangelo. Potremmo quasi dire: entriamo anche noi in quella sala, in quella festa, in quel luogo dove vengono descritti alcuni personaggi dalle pagine, da questa pagina, ma possiamo dire con tranquillità che ci siamo anche noi lì in mezzo a osservare, ad ascoltare, a, come dirà poi Maria, fate quello che vi dirà, quindi a fare quello che ci dice il Signore. Non hanno vino, si parte da questa constatazione basilare. Certamente è una festa senza vino, in quel contesto sarebbe andata molto male, oltre alla figuraccia che avrebbero fatto gli sposi. Ma il vino è certamente, e lo sappiamo, chi conosce un pochino la Sacra Scrittura sa che i significati del vino sono tanti, soprattutto nell'orizzonte dell'allegria, ma ancor meglio e ancor più della gioia. L'entusiasmo, la semplicità, la scioltezza interiore, anche la caduta delle inibizioni, delle paure che impediscono una comunicazione vera tra le persone. E allora ricordiamocelo: nella Bibbia, ma anche in altre culture, il vino è simbolo di una vita che si dipana, che si sgomitola quasi, che si mette in gioco, che si vive. È il segno della gioia per la festa, per l'amicizia. E al contrario, la mancanza del vino invece, in questa simbologia biblica e culturale in genere, è quello che chiude, è tutto ciò che chiude, irrigidisce, crea sospetto, tristezza, permalosità, suscettibilità, litigiosità, malumore, pessimismo, ma anche critica corrosiva, acidità. Mancanza di vino equivale a questo. E allora, se non c'è il vino, cioè se ci sono questi aspetti deteriori, è difficile che una festa funzioni, ma io direi di più, è difficile che una relazione umana funzioni. E purtroppo oggi tante delle nostre relazioni sono caratterizzate da questo stile così negativizzante, dove invece di cercare la reciprocità o l'accoglienza reciproca, si rischia di cercare solo e unicamente ciò che può andare in svantaggio dell'altro. E allora la festa degli sposi, che è una situazione bella, però anche ordinaria, se vogliamo dire così, è il contesto dove Gesù inizia a rivelarsi. È stato 30 anni più o meno in silenzio a Nazareth, non ha detto nulla, non si sa nulla perlomeno, se non che avrà vissuto come tutti
i ragazzi, gli adolescenti, i giovani che crescono, no? Pensate che di quei 30 anni a Nazareth noi abbiamo un un timido accenno di Gesù dodicenne, raccontato da Luca in quella vicenda che lo vede un po' in contrasto con i suoi genitori quando rimane a Gerusalemme e i genitori non lo trovano. E allora penso che questa pagina di Vangelo, nell'occasione di questa festa così gioiosa e soprattutto così sentita da tutti voi, ci induca a guardarci dentro e a dire: dov'è la nostra gioia? C'è, riusciamo. Qualcuno mi direbbe, e lo capisco, coi tempi che corrono c'è poco da gioire, c'è tanto da essere preoccupati, è vero. Questo non significa, vivere nella gioia non significa così guardare in aria o stare con la testa tra le nuvole, non accorgersi di quello che ti accade vicino, ma significa vivere queste esperienze così anche crude, così difficili che la vita umana ci mette davanti, ma viverle non da soli, nella prospettiva di un incontro profondo con il Signore, che deve corrispondere a un incontro aperto, solidale, con tutti quelli che mi stanno vicino. E questo vale per tutti e per tutto: una famiglia, i membri della famiglia, un luogo di lavoro, i colleghi di lavoro, la condivisione di un servizio, noi sacerdoti, vescovi, la vita fraterna, la stima reciproca. Poi, chiaro, nessuno descrive il migliore dei mondi possibili. Gesù nel Vangelo non ci ha raccontato favole, no? Come se fossero, appunto, gli impegni del Vangelo chimere irraggiungibili. Ci ha detto che ci sarebbe voluta una bella fatica, un bell'impegno, però ci ha detto che questo deve succedere, altrimenti ne va di mezzo il senso dell'umanità, il senso dell'essere uomini e donne in questo mondo, su questa terra, il senso della nostra vocazione, dell'essere chiamati a quanto. E allora non diamo nulla per scontato, anzi, pensiamo l'episodio di Cana come un itinerario di fede, un cammino di fede, quasi un percorso, quello che stiamo facendo nella Chiesa in questo momento, il cammino è così chiamato ormai e tante volte ripetuto cammino sinodale, che è unicamente uno stimolo a ripensarci nel camminare insieme, nel fare le cose insieme. Non, come ho detto tantissime volte, un evento, un ulteriore convegno o qualcosa del genere. È semplicemente ripensarci come popolo in cammino, sacerdoti e laici che vanno verso una stessa meta, ma che ci devono andare insieme, altrimenti non si raggiunge la meta. Un itinerario di fede significativo, un itinerario che ci fa capire come bisogna tenere gli occhi aperti nelle situazioni che ci stanno vicine. Maria se n'è accorta, non è scritto che qualcuno è andato da lei a lamentarsi che era finito il vino, è lei ad essersene accorta. Significa che gli occhi aperti nella realtà che ci circonda li dobbiamo avere in tutti i modi. E se ci accorgiamo che dentro di noi e intorno a noi manca questa gioia, questa passione per la vita, per le cose che faccio, anche per il mio lavoro, per il mio servizio ministeriale, sacerdotale, vale per tutti, nessuno è escluso da questa tentazione, da questo pericolo. Se ci accorgiamo di questo, pensiamoci, fermiamoci, scaviamo dentro di noi, confrontiamoci con qualcuno, facciamoci aiutare, non lasciamo che le cose vadano così alla deriva. E se quindi è vero che la mancanza di vino vuol dire la mancanza della gioia e dell'amore, ricordiamocelo, identifichiamo questi momenti. In modo particolare il malumore, la malinconia, quel malumore che deriva dalle piccole faccende quotidiane, da un cuore suscettibile che se la prende sempre a male, che non sa ridere, scusare, lasciar correre. Teniamoci lontano da tutto questo, bisogna spazzarli via, come avere degli insetti nocivi nell'anima. E anche la malinconia, una forza oscura che ci disgrega se la lasciamo avanzare. Bisogna subito, appena ce ne accorgiamo, dobbiamo subito correre ai ripari, subito, senza seguire il suo gioco. Se essa solo una volta si infila dentro di noi, rischierai di non esserne più libero, per tutto il giorno, forse per chissà quanto tempo. E allora rappresentiamoci come sarà il quadro di noi lieti, eretti, liberi, che procediamo durante il giorno. Diceva così, con grande concretezza, un grande teologo, Romano Guardini, quando ci metteva in guardia da queste malattie che toccano l'anima e che rischiano di non lasciarci più in pace, perché ci trasciniamo dietro tutto ciò.
tanti altri particolari, soprattutto la reazione di Gesù è importante da cogliere, da riflettere, da meditare. Non è ancora giunta la mia ora, non è il momento. Come dire, e qui ci sembra quasi esserci un contrasto, forse più che sembra, di fatto c'è, tra quello che la madre dice e quello che, come Gesù risponde, non è il momento. Madre, non lascia stare. E invece la madre affida tutto a lui, fate quello che vi dirà. E la ora, questa parola che chi conosce un po' il Vangelo di Giovanni sa bene che rappresenta tante cose, tanti momenti e tante situazioni che nella vita vengono presi in esame. Allora affidiamoci alla fede di Maria. Chiediamo anche noi in questa festa che Maria ci doni la sua fede, che cammini davanti a noi, che ci insegni a seguirla per seguire Gesù, sapendo ascoltare quella parola di Gesù e dar ragione a Lui, imparando a fare quello che Lui ci chiede, anche quando chiede delle cose difficili, delle cose che sembrano scontrarsi con la vita, quando ci chiede di perdonare, di essere misericordiosi, di rinunciare al nostro egoismo per provare almeno a vivere unità e fraternità, quando ci chiede di fare della nostra vita un dono e un sacrificio, come un dono e un sacrificio Lui stesso, Gesù, ha fatto della sua vita per noi. Preghiamo Dio Onnipotente. Signore, credo in Te, spero in Te, scommetto su di Te, perché Tu, attraverso l'ascolto della parola del Vangelo, ci vuoi riempire del vino nuovo del Tuo Spirito. E Tu, Maria, Madonna del Conforto, aiutaci, dopo l'ascolto della parola di Tuo Figlio, a prepararci a meditare gli insegnamenti e le richieste che Lui consegna e fa a noi ogni giorno. Auguri a tutti di buona festa e sia lodato Gesù Cristo.